Lo scorso 24 maggio si è tenuto il PlayStation Showcase, evento che Sony organizza di tanto in tanto per far vedere quanto ce l'ha a lungo rispetto ai suoi competitori, quelli del mercato delle console di gioco. Sono stati presentati diversi giochi, ma oggi non parleremo di quelli, ma piuttosto parleremo di questo. Chiamato internamente a Sony il Project Q, sembra essere un nuovo dispositivo di gioco mobile. Ricordiamoci che Sony aveva già in passato presentato non una ma bensì due console di gioco portabili, la PSP e la PS Vita, e aveva detto che non avrebbe più fatto questo genere di prodotti perché alla fin fine non vendevano quanto sperato e che comunque la concorrenza delle console portabili c'è ed è molto grande con prodotti quali per esempio la Nintendo Switch, che tutti i miei amici che ce l'hanno dicono che spacca e quindi sarà così. E quindi la Sony è tornata nel 2023 con una nuova console portabile? Per spaccare il fondoschiena alla Nintendo? Lo scopriamo dopo la sigla. You can They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo del Project Q di Sony. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a capire cosa sarebbe questa nuova trovata della Sony. Ovviamente non si sa moltissimo. Quello che si sa è che è uno schermo da 8 pollici con una risoluzione da 1080p a 60fps. Ai lati dello schermo ci stanno i controller che sono modellati con la stessa forma del DualSense, includendo i grilletti adattivi, qualunque cosa siano, e feedback aptico. Questo lo so cos'è. E quindi, che cos'è? Non è una console autonoma. Si aggancia alla PlayStation 5 e permette di giocare ai giochi già installati nella vostra console da remoto via Wi-Fi, utilizzando il Remote Play. Ovviamente c'è chi dice quale sia il motivo di fare quello che alla fine sembra essere un display portabile dentro un controller DualSense. Io non gioco alla PlayStation da circa una decina d'anni e non perché non mi piaccia, anzi mi piace assai, è l'unica console che infatti comprerei. Tuttavia, non avendone il tempo, che senso ha spendere tutti quei soldi per una console che, con me, prenderebbe solo polvere? Tuttavia, un problema che ricordo che poteva capitare quando giocavo io alla PlayStation era quando ti arrivava il momento di fare la cacca. Sony ha risolto questo problema. Adesso puoi giocare al tuo gioco preferito della PlayStation 5 mentre caghi. Non sto scherzando, per me è una genialata. Ovviamente ci possono essere altri scenari, tipo quando sta per iniziare il TG5 e devi staccare la PlayStation perché serve il televisore. Ora non è più un problema. I tuoi genitori si potranno vedere il TG5 e tu continui la tua esperienza di gioco nella tua stanza o nel bagno, a tua preferenza. Benissimo pinguini, prima di concludere, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e commentate qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo Project Q della Sony. E prima di concludere vi rimando gli altri video che porto su questo canale che troverete qui sotto e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!